provvedimento possa essere non possiamo possiamo per la sicurezza fatevi una polizia fatevi l'esercito fatevi l'esercito ancora tardi, Renzi, ma stai zitto, hai fatto le pagliacce alla tua parte, vada a toccare una serie di interessi e di poteri che ormai si sono ben radicati. Io credo però che questa giunta, questa amministrazione la stia portando avanti con grande determinazione, con grande coraggio, sfidando una serie di poteri. Chi vuole dire basta agli abusi che sono stati fatti nel corso degli anni sul litorale di Roma e sul litorale del decimo municipio e chi invece vuole continuare a mantenere lo stato di cose come lo vediamo oggi? È proprio dall'approvazione di questi atti che ci si misura e si capisce chi vuole procedere nel senso della legalità e chi vuole mantenere l'illegalità. Questo è un momento importante che non va strumentalizzato e anzi dovrebbe essere abbracciato e accolto da tutti, perché stiamo ripristinando una situazione dolorosa. È dal 2016, quando questo municipio è stato commissariato, che il lavoro del prefetto Puntiani, portato avanti da questa amministrazione, è andato proprio nella direzione di ripristinare quella legalità negata. Nei giorni scorsi è venuto qui anche Salvini, una persona che non conosce questo territorio e che si è schierato apertamente a favore dell'illegalità. Io non ho preso. Ma che ci fai, Polizia? Ma che ci fai, Polizia? Ma che ci fai, Polizia? Thank you.